Allora, buongiorno, si parte, partiamo proprio come se fosse uno show, quindi neanche fossimo in televisione. Allora, dove sono oggi? Oggi sono in provincia di Brescia, esattamente poi mi dirai tu dove sono perché... A Monticelli Brusati? Ma siamo in un posto particolare che poi ci racconti. E Assolutamente sì. adesso chiamiamo Milena in tutta la Io sua arrivo, bellezza. eccomi! Allora, Milena, abbiamo deciso, ma adesso all'ultimo perché dobbiamo raccontare un sacco di retroscena. Che abbiamo deciso che ogni domanda noi ci cambiamo l'outfit. Ok, va bene. Quindi sono già partita. Dimmi su che cosa ho, una Hai tuta? una tuta in 100% seta, bellissima, Sì, quindi è stupenda. un unico pezzo con l'elastico dietro, Esatto, e le con due cuffie, tasconi. sì, che sono importantissime. E poi innamorata del gilet lungo. Il gilet è stato sì, guarda, se vuoi, Vai, mia. vai vicino, facci una piccola No, stiratina vabbè, anche. sì, latina adesso, però è un gilet in 100% lana, la particolarità sono i bottoni, scusa le No, no, spalle. no, figurati, no, è bella questa cosa. Ecco, sono i bottoni che sono uno diverso dall'altro e poi invece io sotto Hai una ho gonna. questo completo in seta con la gonna, con l'elastico, con una baschina fatta con un punto smock, Bellissimo. così anche sulle maniche. Non so se si riesce a vedere, mi No, spiace ma dare le no. Ma guarda, spalle. non ti preoccupare, va bene Ecco. così, è proprio real, bello, Sì, cioè no, mi ma deve piace, deve assolutamente. perché a me le cose confezionate. Allora, dobbiamo raccontare l'antefatto. No, ma sei sicura di questa Dobbiamo, cosa? perché parlare paga sempre. Allora, io arrivo e dico, nessuno che non mi chiamano, tutto un po' che strano, alla stazione riesco, insomma, riusciamo a chiamare qualcuno, mi dice, ma scusa, ma non era domani? Ma io domani veramente Abbiamo vado via. sbagliato giorno, non era oggi secondo Allora noi, io con tutto il invece. mio zeno ho detto, ma sì, non importa, farò io tipo una domanda e poi lei mi risponderà Sì, virtualmente perché da io ero casa. in tutt'altro posto Non e importa. invece poi sono riuscita ad arrivare. Arrivare e poi ci siamo messe qua. Lei non sa, dice, ma cosa sono queste carte? Neanche delle carte sa, quindi immaginate quanto sia vero quello che sta Esatto, ci succedendo. siamo viste praticamente Così, adesso. adesso. E tu ti Ok. presenti con queste E carte mi e io? presento. Che sono che l'ultima volta che ci siamo sentite le carte non No, esistevano, infatti. no, no, Quindi io non sto so qua. no, cosa Guardi, sono, c'è qua. non lo so. Allora, questo è l'evoluzione. Insomma, una notte mi è venuta fuori l'idea di mettere domande su quattro semi, quindi cuori, quadri, fiori, eccetera, e sono un po' il sentimento, la persona, dall'altra parte c'è il lavoro sui quadri, poi c'è il futuro, il sogno sui fiori e un po' il passato, il lato scuro sulle picche. Quindi mi sono creata questo mazzo con tutte le belle domande, ma possiamo anche andare fuori domande, non deve esserci una Va regola, bene, se va sei bene. d'accordo, Io perché le sono regole pronta. non ci piacciono. Allora, un outfit, una domanda, ma la domanda non la farei con la carta, vedi, ti spiazzo già. Va bene. Voglio capire chi è Milena prima di Margherita B. Ok, assolutamente. Milena è una ragazzina che viveva a Procida, che è una piccolissima isola. Nel Golfo di Napoli, che è stata notata anni fa da qualcuno. Facevo la modella, ho fatto la modella insomma, su diverse No, adesso niente falsa modella, via, dobbiamo dirla, diciamo tutto. Questa però mi hai preso E proprio lo alla so, lo so. sprovvista, non Raccontaci. pensavo di raccontare Allora, adesso questa raccontalo. cosa. Loro non ci sono, in realtà non Sì, c'è nessuno va perché bene, va siamo. bene. E niente, ho iniziato a fare la modella, ho lavorato con tanti stilisti. Uno, Qui, dimmene uno. Armani, Mi basta, ok. Regioni, va bene. Allora, lo sapevo. E, sì. E questo però mi ha dato tanto, perché io ho viaggiato tantissimo, sono stata tantissimo all'estero. Periodo. Ho lavorato con grandi maestri in silenzio, io lo dico sempre, gli occhietti osservavano, lo racconto ai miei figli. Nonostante io fossi in silenzio sempre lì con loro, ma osservavo, sentivo, Certo. imparavo. E questo mi ha permesso poi di fare un grosso bagaglio. E siamo arrivati qui. Margherita B è nata per Quanti un'esigenza, anni per fa? caso, 20 anni fa, forse anche di più. Io volevo delle cosine per me che non trovavo da nessuna parte. Che Era cosa una pura esattamente? esigenza. Cashmere.
Tanti anni, 20 anni fa il cashmere c'era, ma c'era solo naturale, colori naturali, neutri, e con delle forme semplicissime, scatoletta, il V, te lo Certo, sì, ricorderai, il certo, mi girocollo, ricordo. era super Un po' classico, basico. bravissima. E io mi sono fatta per me dei maglioni super corti, allora ero ancora una ragazzina. Tanto, perché potresti Ecco, anche adesso, eh. quindi super colorati con delle forme diverse dal solito. E quando andavo in giro, a un certo punto tutti mi chiedevano questi maglioncini. Ho iniziato con 100 pezzi, 200, 300, 500, 1000 e adesso siamo. Allora, portiamo oggi, oggi dimmi un po', insomma, questa realtà di oggi, fai una fotografia ad oggi. Margherita B ha preso sicuramente forma, adesso facciamo il total look, lo facciamo, abbiamo scelto di farlo totalmente in Italia, made in Italy, quindi abbiamo scelto di percorrere la strada Più più difficile, difficile, ah, perché in sì. questo momento fare questo è la strada più Lo so, lo so. difficile, usando dei materiali di altissima qualità, perché la seta proviene da Como, il cashmere, insomma. Certo, no, ma io insomma sono nel È settore, tutto capisco. super made in Italy. E questo sicuramente è difficile. Perché dobbiamo lottare con diverse realtà dove noi privilegiamo la qualità, ovviamente, però insomma non tutti lo capiscono. Lo so, lo so. Questo Infatti è molto il. spesso, guarda, mi capita, no? Perché a volte nei commenti sotto magari qualcosa che mettono e mi dicono, però quella cifra. E ho detto, questo è il Made in Italy. Sì, Cioè, sì. purtroppo, cioè, purtroppo, diciamo che questi sono i costi. Cioè, io mi sono avvicinata, te l'avevo detto anche durante le telefonate, a comunque alla produzione, che è la cosa più difficile da fare, dove trovare anche la qualità, cioè sdifettata, perché poi tante cose arrivano ma hanno comunque vari problemi, dove costa incredibilmente la fason, la materia prima, e quindi capisco che, cioè, non capisco, ma capisco i prezzi. Diciamo che i prezzi sono tutti giustificati da uno studio e da sicuramente che c'è dietro incredibile, da una produzione che è made in Italy, quindi dietro abbiamo delle strutture con a 360 gradi, con tutte le caratteristiche giuste, perché noi sappiamo che cosa sia in questo momento il fast fashion. Io a volte cerco di raccontarlo, di spiegarlo, faccio vedere dei video, non c'è rispetto per le donne, non c'è rispetto per i bambini, fanno lavorare, insomma, è un argomento Sì, un argomento abbastanza molto, particolare. Io molto. non so se in questo momento lo vogliamo No, no, affrontare, però. assolutamente no, anche perché vorrei dare un taglio anche più, Sì, ecco. insomma, tanto lo sappiamo, cioè sappiamo Però. perfettamente, però tu hai una tua visione e stai andando avanti in questa visione nonostante i tempi siano difficilissimi. Difficilissimi. Quindi tanto di. Diciamo che le nostre clienti quando sposano il brand lo sposano a 360 gradi, perché poi quando tocchi, quando ricevi il Certo, nostro sicuramente. prodotto, insomma, la gente Fai la differenza, si sì, no, innamora. assolutamente sì. Mi dicono tutti che è sempre di più di quello che loro si aspettano. Quindi Questo questo è il è più bello dei sì. complimenti, no? Allora, direi che, insomma, intanto abbiamo presentato Milena, che ti chiameranno tutti Margherita, ne sono certa. Esatto, tutti. Ma lei è Milena, perché Margherita chi è? Esatto, È mia figlia. Abbiamo quindi. deciso di dare a lei il nome. Inizialmente, ti confesso, una piccola. Era Fleur, si chiamava Fleur il brand, non era Margherita B. Fleur, con un'icona di una margherita, Ah, che ok. poi abbiamo cambiato perché poi è nata Margherita, la Margherita, e Ah, quindi quindi è abbiamo, nata sì, Margherita è B. tutto un. Allora, se sei d'accordo, noi due andiamo a cambiarci, Ma ma sì. ognuno è libero di scegliere quello che vuole, perché io, ecco, dico sempre, io scelgo Ma quello che mi certo, piace e non metterei mai libero, qualcosa ma imposto per la libertà che ho. Vai, assolutamente. Devi andiamo e ci essere super rivediamo qua a libero. questo punto con le carte. Va bene. Ciao. Racconto l'outfit e la scelta di questo outfit. Allora, stampa Liberty. Ma la meraviglia di questa stampa Liberty su questi toni, l'azzurro e il viola, due tonalità vicine che trovo bellissime. Poi, vabbè, ho scelto il cappotto, quel silver da smoking Esatto. con È un i. cappotto smoking.
E poi però è reso spiritoso da questi Viene bottoni. Uno gioioso, sì, sdrammatizzato dai molto. bottoni, uno diverso Ma io dall'altro. vado a sedermi, sono pronta poi. Adesso fai vedere te come sei Ah, vestita. devo far vedere io, Aia. ok, va bene. Ho messo camicia e pantalone in seta con sempre il gilet, ma in questo caso lo sto facendo vedere in un altro colore. Allora, sei pronta? Sceglimi due domande. Cioè, Vado. due domande, sì, poi Due due carte. carte. Allora, vai, sei pronta? No, Sogna io in non sono pronta. grande. Allora, lavoro, guarda che sogna in grande. Raccontami come e dove vorresti vedere il tuo brand in futuro. Vabbè, racconta. Proprio devi sognare qua. Io vorrei portare Margherita B all'estero, in tutto il mondo, perché come sai Margherita B insomma, è in Italia. Noi spediamo anche un pochino all'estero, ma vorrei che fosse conosciuto. Devo chiedere una cosa, ma siete anche nei negozi o No, no? Quindi è a solo. oggi noi siamo per scelta. Il prodotto si trova solo sul nostro shop, oppure noi viviamo facendo dei pop-up e Questo lo siamo so. itineranti. Infatti ti avevo Quindi, trovato a Monte Carlo quando c'erano tutti i brand italiani. esatto. Allora, questa mi hai risposto, hai avuto una bella idea, cioè hai comunque Beh, è il un mio progetto sogno perché il futuro. Made in Italy deve essere raccontato in Italia sempre di più. Poi ripeto, noi siamo comunque una realtà piccola, artigianale e secondo me all'estero questo prodotto Assolutamente sì. Quindi, potrebbe funzionare. quali sono oggi i valori che ritieni più importanti e perché? La famiglia. Non posso dire altro. La famiglia per me è la cosa più fondamentale. Tra l'altro hai il figlio che è a Torino, Sì, cioè, vuoi venire da me? Mi assolutamente fai conoscere Carlotta, più o meno alla stessa età. sì, assolutamente, Tanto volentieri. sta studiando le Carlotta, superiori. raccontiamolo, è dietro È le dietro, quinte che è è lì perché dietro. sennò la gente non capisce, ma Carlotta Carlotta è lì, che esatto. è bellissima, posso dirlo, Sì, stupenda. Sì, Tommaso fa l'università a Torino, è una nuova quindi città per lui, sarà lì ancora per 6 mesi, poi dopo in realtà andrà all'estero, come sì, perché fa tu la ben stessa sai, scuola sì. di Carlotta, ST, quindi l'unica sede in Italia a Torino, Esatto. è vero. Quindi mi dici valore famiglia, E famiglia, sì, perché certo, senza ti senza, no, sentiresti. la mia forza Sono loro. sono loro che tutti i giorni mi dicono, mamma sei forte, vai avanti, mamma sei Ti forte, ma danno mio forza. Ecco, marito anche. che bella Tutti, questa cosa. sì. Sposata da? 20 anni, 23 anni di fidanzamento e 20 anni di matrimonio, sì. Quindi, Abbiamo fatto insomma. quest'anno 20 anni, quindi Caspita. non è Ma una no, relazione no, fresca, ecco. diciamo che siete collaudati, insomma. Sì. Allora, direi, visto che dovevo raccontarla perché ho fatto due domande e un outfit solo, perché comunque questo è un atelier e i clienti arrivano, quindi non è, la priorità sono i clienti e vogliono essere comunque seguiti da lei perché comunque il cuore. Quindi, Via a cambiarci adesso. ok, va bene. Sono al terzo outfit e terza scelta. Allora, qui vi ripeto che questa sono la qualità altissima, quindi ho una tuta in cashmere. Io non metto le braccia di fuori, al massimo le spalle, infatti mi piace questa sovrapposizione, ma questa sciarpa, chiamarla sciarpa è veramente riduttivo perché è un'opera d'arte ed è fatta a telaio, pensate, in A cashmere. mano ed è 100% cashmere. Ecco, a mano, quindi a Made mano. in Italy, io ci Vabbè, tengo a dire questa sottolineiamo cosa. tutto, insomma, Ci ecco. vuole un giorno Ecco, per pensate, un giorno per fare. realizzare questa sciarpa, va bicolor, però in realtà questa sciarpa poi ha anche dei disegni in Sì, altri, le ho viste, poi esatto. magari dopo ne Sì. metto un'altra anche, perché sono bellissime. Tocca a te, Sono. cara, io mi vado a sedere già. Ah, da raccontare io il Vai, mio davanti. outfit. Ho messo anch'io la tuta sempre in cashmere, in questo Ecco, caso è tu che hai blu. delle belle braccia, fai vedere com'è. Faccio vedere com'è. Però il microfono cosa Non succede qua? importa, non parlare, fai solo Non parlo, vedere. ok. Ok, mi sono incastrata, ecco qua, con il cartellino. Eccola qua. Eccola qua. È cartellino Dietro. dietro, ma è giusto, è tutto Ma va bene, vero. era perché abbiamo provato gli Niente. outfit dello showroom, Sì, quindi devono avere il esatto. cartellino e ho messo la nostra
nuvola, in questo caso a righe. Il cappotto è Questa bellissimo. variante, che colore è? Sai che... Scusami, è blu. Ah, Scusate, ecco. è blu con il bavero. Raso di seta, quindi Bellissimo. bellissimo. E il bottone è Sì, sempre sempre, fantasia, sempre molto, uno fantasia. diverso dall'altro. Esatto. Bene, accomodi, accomodati. Allora, partiamo con altre due carte. Questo giochino delle carte mi Ti piace. piace? Qua Sì, siamo sì, sul sì. sentimento, eh? Ah, Ah no, ecco. mi continua a chiamare. Il sentimento non lo vuoi, non vuoi che ti interroghi sul sentimento. Perché Altre... sono a posto, devo dire. Vabbè, mi piace, hai ragione. Beh, questa è una bella risposta, già mi hai risposto. Sì. Vabbè, ci sta, eh. No, diciamo che in quello veramente posso dire che Che sei sono. fortunata, Sì. sì. Confermo perché in giro c'è niente, se possiamo dirlo. No. Brava, tienitelo stretto. Senti, vai su un'altra carta. Qual è stata la decisione più coraggiosa che hai preso e come ha cambiato il corso della tua vita? Devo proprio dirla. Ah, è una cosa brutta, eh? No. Ah, no, adesso aiuto, adesso faccio. No, in pubblico non è No, semplicissimo. di quello che puoi dire, dai. Diciamo che parliamo del lavoro, Sì. ok? C'è stata una decisione che ho dovuto prendere ed è stata difficilissima e si è rotta poi un'amicizia che insomma non avrei mai voluto che si Ok, rompesse. purtroppo fa parte della vita, ci Sì. sono, lo so, però ne stai parlando con un'apertura, o sbaglio? È stato, sì, sicuramente è stato difficilissimo, non è stata una cosa facile, però è andata così e È andata così, punto. punto. Le cose bisogna lasciarle andare a un certo Verissimo, punto, verissimo questo. perché se no No, ma è non. verissimo. Poi ci sarà sempre un motivo, c'è sempre un motivo, no? Quindi c'è un'evoluzione, cioè i cambiamenti portano evoluzioni anche in Quello entrambe sicuramente. le parti. Senti, no, Sei bellissima con questo ma colore, perché il posso colore dirtelo, ti è uno sta dei miei colori veramente preferiti, eh? bene. Sì, è uno dei colori miei che amo. Questo, l'arancione, il ruggine, sono i miei colori proprio. Poi mi dicono, ma tu sei autunno? Io dico, io sono tutto l'anno, io non sono per... Sono d'accordo con te. Io non so né autunno né inverno, tutto l'anno. Va bene. Senti, hai mai pensato di mollare tutto? Se sì, come hai trovato la forza per andare avanti? Guarda che domande che ti sono capitate. Tutti i giorni ci penso, Sì. ma certo che sì, perché è difficile, è tanto difficile. Tutti i giorni ci penso, però mi porta avanti la passione, le mie clienti, la gente che ci segue, però è tanto difficile. Però mi piace questa tua determinazione a continuare. Come dicevamo, è proprio nei momenti difficili che se bisogna resistere e vedere anche il cambiamento e Devi coglierlo. combattere contro una realtà che purtroppo, ripeto, non è facile perché raccontare il Made in Italy, non cedere A a compromessi di qualità. compromessi di qualità, perché adesso se la gente iniziasse anche un pochino a girare le etichette, questo è importante, Certo. perché sembra magari un capo simile. Ma Ma non non lo lo è. è perché uno è 100% poliestere, l'altro è seta. Certo, seta italiana. Una, fare Tutti? una richiesta, Sì. forse lo Stato dovrebbe tutelarci un pochino perché a breve chiuderemo e chiuderanno tanti artigiani. Quello è Ma vero. questa è la nostra ricchezza. Sì, assolutamente, la stiamo perdendo e regalando e La vendendo stiamo e regalando, svendendo. esatto, la stiamo regalando. Prossime me ne scegli più leggere, tu sei, vuoi fare tutta l'intervista? Allora, via a cambiarci, via, Ok. si parte. E quindi questa è l'altra mia scelta. Ho fatto un mix and match in realtà, abbiamo uno spiegato di questo meraviglioso. Vieni a darmi delle info perché anche qua questo gioco di bottoni lo trovo bellissimo e quindi molto, molto carino. Spiegato, ecco qua, mia figlia mi dice sinistra, destra, ok. Ok, questo, ecco, lei è nata con i maglioni, no? Ce ne sono tantissimi, quindi anche, Noi siamo nati con sì, il cashmere, cashmere, maglioni adesso è cashmere. total look, ma Esatto. Quindi questo melange, sì. sì. E quindi abbiamo mixato anche questa stampa, che è una stampa che, mi dicevi, Che abbiamo fatto noi, fatto da te. disegnato noi. Sì, Io prego. volevo mettere anche Sì, questa, che vai. così Oggi, era. cioè, questo app è mix Posso? and match. Eccolo qua.
Io ho messo invece una tuta di seta, bellissima, sempre col viola e questo giallo limone. Bellissimo. Sempre il nostro cappotto, il cappotto, Molto bello questo mettere sempre outfit. Brava, la siamo state sciarpa a brave. telaio, viola, Ce la cantiamo, ce la suoniamo, insomma. vabbè, Vabbè, se non ce l'hai tu, così. pubblico pagante non ne abbiamo, quindi. Infatti, quindi va bene così. Allora, vai. Senti, le ultime due, poi abbiamo il gran finale, dobbiamo metterci la sera dopo, ecco. Dico già Ok, subito, e poi seguiremo lì perché. facciamo domande random, via le carte e quello che viene a ruota libera. Va bene, Vai, vado. ancora due. Ecco, suona, ecco, vera, è vera la È cosa. C'è verissimo, anche la. C'è anche. C'è chi ci anche. sarà? Ok. Non lo sappiamo, ma noi andiamo avanti. Ci piace questa cosa. Ok. Ma niente di sentimento mi porti. Tutto sempre mi scegli queste due carte. Io chiamerei la Natalia perché c'è una signora. Chiamiamo. Allora fermiamo? Riprendiamo dopo. Eh Spengo io. Comunque le carte sono qua. sì. Eccoci qua, tornate come se niente fosse, come se fossimo mai andate via. Allora, hai scelto due carte che vado adesso a leggere. Se Vediamo. potessi prendere una pausa lavorativa per un anno, cosa faresti? E dove andresti? E perché? Beh, farei un viaggio in India, Ma anche. sicuramente, perché, Per un anno intero andresti via un beh, anno? magari un anno in India, no, no, too much, però questo mi manca un pochino, staccare un pochino la spina, pensare un po' a me, magari fare dei corsi di yoga, fare, Qualcosa ayurvedico, esatto, e massaggi. sicuramente per me, comunque, in generale, viaggiare è un'ispirazione, parlare, conoscere Nuove nuove persone. persone, poi portare a casa un bagaglio che. Ultimo viaggio che hai fatto? Aspetta, non mi ricordo. L'ultimo che ho fatto, aiuto, dove siamo stati? Beh, l'altro ieri eravamo a Roma. No, viaggio, Vabbè, viaggio, allora, dice. ultimo viaggio fuori dall'Italia. Fuori dall'Italia e Maldive. Beh, avevi bisogno di riposarti, diciamo Beh, la verità. dopo un anno, tieni presente che io sabato e domenica 365 giorni all'anno Sei fuori per i sono pop-up, tutti. sempre via, sabato e domenica, sempre, perché le ragazze si alternano. Ma tu ci sei Io sempre, tu non ti no, alterni mai. io no, ci devo sempre essere, ma Quindi, perché è giusto che sia insomma, così. un anno senza lavoro te lo meriteresti, diciamo. Forse sì, Qualche vabbè. ferie dovrei Qualche ferie, magari avere. non un anno, ma qualcosa in più, Dovrei avere qualcosa. Senti, come bilanci la tua vita lavorativa con quella personale? E qui apro una parentesi, raccontami della tua, proprio la routine, come ti svegli, cosa fai, una giornata tipo. la giornata tipo è durissima. Io mi sveglio, dico sempre, sono sempre già in ritardo, ma perché le cose da fare sono talmente tante. Ripeto, è una piccola azienda. Facciamo tanto, siamo sempre in giro, torniamo la sera tardi, la mattina abbiamo le Quindi sveglie alle carica, 5 del mattino, scarica anche. sempre, carica, scarica, sempre, tutti i giorni. Perché poi mi stavi dicendo che anche i clienti ce l'hai online, quindi fai dei video call. Certo, noi abbiamo continuamente chiamate, rispondiamo H24 al telefono, per cui insomma ci sono poi le video call che fissiamo. Non avendo il prodotto nei negozi, dobbiamo comunque in qualche modo, Certo. Siete voi che andate sì, dal siamo noi che cliente e andiamo non è dal il cliente cliente, che. esatto. Poi chiaramente c'è la mattina io normalmente 10 minuti mi sveglio, vado in camera di mia figlia, sto 5 minuti con lei prima che lei vada appunto a scuola, questo alle 7 Allora, poi. andiamo sul pratico. Prepari la colazione, mangiate a casa. Come. Vuoi sapere se preparo la Sì, colazione? sì, Questo è sì. un tasto dolente. Vai. È mio marito che Ma tutti i giorni, raccontiamo che esistono ancora questi uomini invece, non no, dobbiamo mio marito nasconderli. tutti i giorni, questa è una coccola che mi fa tanto, tutti i giorni, anche alle 5 del mattino, perché io spessissimo parto alle 5 o anche alle 4 e mezza, lui si sveglia e mi dice, amore, hai voglia di mangiare? Ricordiamo più di 20 anni insieme, E ricordiamolo io sempre. puntualmente gli dico di sì, per me la colazione è molto importante, lui mi prepara la colazione, ma non colazione, mi taglia la Tipo, frutta, poi quindi yogurt, insomma quello caffè. che c'è, caffè, sì, a volte uova, insomma, Ah,
alle 4 e mezza. Quella tipo continentale, sì. Come chiamano. Quello che insomma, sì, pure perché io tante volte salto il pranzo, perché siamo sempre di corsa. Continua. Senti, questa. Ma tempo per fare sport ne abbiamo? Anche quello lo faccio la mattina alle 7. Ah, lo fai? Pochissimo, ma però adesso me lo sono imposto, perché penso che sia... importante per il futuro, ormai non, sì. Non siamo... Sì, come dico io, la via del non, del esatto. Non ritorno. Quindi bisogna... Esatto, e penso che sia importantissimo, e devo dire che in questo guardo te, ecco, ti do forza. Spesso, sì, mi dai forza, che mi tutte le e quindi, ecco. Abbiamo anche qualcuno che bussa. Un attimo, arrivo subito, un secondo. Ma da dove bussa? Per capire che siamo... Veramente veri. Veri. Sì. Allora, stavi dicendo, aspetta, dove mi sono persa, che fai ginnastica anche tu qualcosa sì, a casa? La mattina prestissimo a casa alle 7. Cosa fai? Tipo esercizi, esercizi a terra? No, faccio Pilates. Ah, Pilates. Non segui però, Ti sei, ma certo che ti seguo. Mi segui! Nat, siamo in diretta. Ma è bellissimo, bellissimo. Anche lo sciabattare è bellissimo. Si sente tutto. Ma noi vogliamo essere quella roba lì, non quella roba finta. Ma a noi ci interessa essere finta. No. Allora, questo è proprio il messaggio che vogliamo dare. Che cerco di dare tutti i giorni. Io sono vera. Io voglio dare questo messaggio. Mi sono arrivate un sacco di domande, adesso lasciamo stare carte, adesso domande tipo, il fatto che comunque sei una bellissima donna, ti ha avvantaggiato nella vita o ti ha svantaggiato? O come ti vieni vista per chi non ti allora, conosce? Io penso che la chiave più importante sia proprio la verità, la sincerità e questo mi rappresenta, penso, e la gente... capisce questa cosa, la sente, perché quel aggeggio lì che è il telefono, traspare sì, tutto, vero. La gente capisce tutto, quindi sì. Io penso di... e poi ci metto la faccia, sai? Lo so, ma sei una bella persona, ma io lo so. Quindi per me questo è importante, io non voglio assolutamente... Però hai ricevuto negli anni un giudizio senza conoscerti di... no, solo legato al lato estetico. Ma questo non mi ferma, sì, può darsi, qualcuno dirà, sei bionda, ma non... Però dopo ma non due dentro, minuti, no, solo fuori. Dopo due minuti questo... Questo glielo fai capire. Penso che sì, insomma, sì. Spero, sì. Meglio. No, assolutamente sì, no, certo, però sai che a volte le persone però si per fermano. Me è importante l'onestà, la chiarezza, la semplicità, ma questo è un messaggio che mi ha regalato e che mi ha donato la mia mamma. Ce l'hai, sì, ti arriva. Sì, famiglia... sei una persona molto... è brutto utilizzare il termine normale, ma lo metterei tra virgolette, perché comunque non... Non sei, non so, potresti comunque, no, dall'alto dei cieli essere la femme fatale. Invece no, sei una persona. Ma guarda, credimi, ma questo è anche su tutte le passerelle, con le donne più belle del mondo. Io non ho mai, questo lo posso dire, erano veramente belle, ma proprio belle, belle, belle. Io non ho mai sofferto né di gelosia, né di... per me erano colleghe, punto. E la semplicità, l'essere vero, poi ti paga sempre, prima o poi alla fine tutto arriva, torna. Soprattutto l'essere vero, prima o poi il fake esce fuori, se non sei quella cosa lì esce e fuori. Questo sai, è un dono, non so come chiamarlo. È un però... coraggio, sai? Forse. Perché crearsi un personaggio, una maschera, è molto più semplice, ma far vedere per come sei, quindi nel bene e nel male... Non è da tutti, quindi ci vuole anche coraggio, credo, no? Sì. Sì. Credo che sia sì. Quello. Quello sì, assolutamente. Assolutamente sì. Però penso che sia la scelta migliore. Ah, assolutamente, vincente. Sul lungo è vincente. Sì. Magari subito ti passo davanti altri, poi sul lungo... Io non so che cosa sia una bugia. No. Cioè, sì, per poi... me non è... No, poi non avere poi vergogna di dire anche i momenti fragili, no? Tu hai raccontato comunque, non è un momento facile. Avresti potuto dire noi qua siamo... Per carità, siamo super fortunati, ma la cosa che voglio dire è che non siamo supportati da nessuno, lo Stato non c'è. Sì, in questo... Ti senti solo in quel senso. Sì. E quindi una realtà così piccola, nonostante
vada bene e tutto funziona come... Però che fatica! Che fatica, sì, che fatica! A volte dico, ma caspita, perché? Ma per che cosa tutto questo? Certo. Sarebbe tutto più facile. Sai, guarda, veramente, se ci pensi, produrre all'estero. Ah sì, assolutamente. Ma è semplicissimo. Costi più bassi, diventa tutto più facile. È vero. Però è una cosa che proprio va contro tutti i nostri principi. È vero. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Beh, credo che il messaggio sia passato. E a volte, sai, io perché ho cambiato questa formula, no? Invece di presentare talvolta il brand, presento chi c'è dietro il brand, no? Quando c'è un racconto, come poteva essere il tuo, e ti ho proposto... Di raccontarti, perché credo che comunque hai una grande, un'identità ben precisa, un'idea ben chiara. Grazie. E sono stata felice, nonostante tutte, insomma, queste avanti e indietro che abbiamo fatto. Però è la verità, è la giornata. È la giornata poi... così. Ma sai che non ne abbiamo ancora finito, dobbiamo ancora fare la soirée, quindi il cambio da soirée. Via, cambiamoci. Allora, siamo nel finale, anche loro, abbiamo messo lo stesso vestito, ma in tre colori diversi. Io sono l'unica che copre. Per ovvie ragioni ho praticamente due modelli al mio fianco. Venite, ma smettila. Venite, perché voglio umiliarmi abbastanza. Venite. Anzi, mettetevi uno di qua. Bellissimo. Okay. Carlotta, no, vabbè, eccoci qua. Stesso vestito, beh, vabbè, però dai, bellissimo. Con qualcosa sopra, perché secondo me è bello far però vedere la diversità. Sì, no, esatto. Devo dire. Bellissima. Diverse anche fisicità. Sì. Allora, io direi grazie Carlotta, super. Andiamo a sederci per il finale. Il finale è aperto. Il finale è aperto. Aiuto, mi spaventi. No, perché questa mattina è stata abbastanza... Ma è bello così. Io tra l'altro ho lasciato anche le scarpe. Vabbè, non ho messo le scarpe. Guardate solo la punta rossa, diciamo. Ma così. No? Allora, questo vestito mi ricorda qualcosa di un po' vintage, un po' di non so, qualcosa di non so, le donne di un'eleganza d'altri tempi. Questa, sì, in questo mondo che sta andando un po' verso la sciatteria, vogliamo dirlo? Eh sì. Ecco, ci sta, brava. Sì. E persisti, perché... Sì, sì, sempre quel discorso. Però no, brava, perché comunque è, cioè, bello, questo è un abito meraviglioso. È bellissimo perché, ripeto, è da grande sera, da sicuramente, grande sera. Però posso dirti che io l'ho messo anche a Procida. Con la scarpa da ginnastica? No, dimmelo. No, certo, con il sandalo e la borsa di paglia. Ma infatti, alla fine... L'ho messo verde, quindi... L'ho sdrammatizzato con la borsa di paglia, con l'accessorio, e ti assicuro che questo, io lo dico sempre, questo vestito può andare sul red carpet. Come, ma guarda, ad esempio, abbinato già con un maglione. Certo, il contrasto diverso, della lana. Devo mettere un blazer, ma ho messo un maglione, siccome tu fai spesso queste cose, no? Tu metti molto sì, il maglione. Perché sdrammatizza. È vero, verissimo. No, ma infatti io ti ho conosciuto proprio su questo discorso qua, questi maglioncioni proprio portati, poi ecco, ho notato che il vestito tu lo metti estate-inverno e magari anche quello che tu metti d'estate lo metti anche d'inverno. Certo, ma la nostra forza è anche quella, perché le cose si devono utilizzare tanto, si devono poter mettere... Certo, e non lasciare nell'armadio. Esatto. Certo. Sempre. Per me anche questo è un messaggio importante. In più noi mixiamo tutto, anche le vecchie collezioni, i colori sono sempre facilmente... Mixabilità, esatto. Sì, è vero, sì, è vero, verissimo. Esatto. Quindi in un momento, perché poi sulle passerelle stiamo vedendo tanto scuro, vabbè, non guardare me, perché a quel punto mi dai conferma. Però tu continui a fare colore e trovo, posso dirti una cosa, sono già 2 anni ormai che abbiamo questa ondata di nero, no? Ma ho la percezione che la gente oggi abbia bisogno di colore. Eh sì. Sia tornata la voglia di colore. Ma si brilla, sai, con il colore si brilla. Poi ti cura il colore, sì, anche, no? Sì, esatto. L'hai sentito? Si cura. Sì. E questo chi poi lo sposa, devo dire che ritorna e mi dice, Milena, ma sai, mi hanno fermata per strada. Mio marito per la prima volta mi ha detto che ero bella. Che mi stava bene il colore, certo, perché se ti vesti sempre di nero, sempre di scuro, sempre di, insomma, gli stessi colori, secondo me non brilli, non brilli più. Tu. Io dico cura, ma tu dici sì, brilli. È non davvero. Brilli più, anche quindi bisogna usare. È chiaro che con il nero, diciamo, ti camuffi, no, in mezzo alla gente. Quando tu indossi il colore,
devi portarlo intanto con una grande sicurezza, no? Però a me piace proprio Hai differenziarmi. detto una cosa secondo me veramente giusta e ti camuffi con il nero perché siamo Sì, tutte no, no, è uguali. più Ma semplice. quando arrivi con un vestito verde, brilli. Assolutamente, assolutamente. Devi sostenerlo però comunque, non è semplice, non per tutti, cioè tante persone quando mi dicono e tu utilizzi il colore, ma il colore mi piacerebbe vestirmi colorato. E allora dico sempre che partire con poco, no? Magari con Certo. l'accessorio, con la sciarpa colorata, magari il tuo outfit solito. Così prendi un po' di Di coraggio e di confidenza e confidenza. poi non lo abbandoni più perché siamo, se ci pensi, solo il nostro mondo occidentale che è così, perché andiamo in India, come dici tu, vivono di Vestito e colore, colore. no? Quindi bisogna far tornare ad amare il colore. Sì, sono per me, sono d'accordo. Anzi, mi è tornata anche la voglia in un momento che in fondo mi sono spenta anche io, perché alla fine ti arrivano le ondate di un po' delle tendenze, di quello che vedi, inconsciamente vieni comunque travolto, Sì, purtroppo. vero, verissimo. Però dobbiamo Ma andare avanti sai, col l'armadio è colore. fatto di tante cose, anche questa è una cosa importante. L'armadio è fatto di tante cose, c'è la giornata del nero, ma poi ci sono i momenti del colore. Sì, è vero. Siamo tante personalità diverse dentro, no? Quindi ci sa. Senti, un tuo, parlando di armadio, il capo che non manca mai, o comunque per te il capo iconico? Il capo, io per me le sciarpe, per me Sciarpe. sì, io ho sempre una valigia, ma sempre la sciarpa perché la sciarpa ti completa, ti chiude, fa contrasto, Sì, ti protegge, ti vai, protegge. nell'occorrenza. Hai ragione, hai ragione. Senti, l'ultima domanda, che è quella un po' jolly, che mi piace sempre Mi fare, fa no? E non ti paura, ho preparato, mi fa paura. il che ti lascerò tipo, ah, oddio, non so cosa rispondere. Quindi, allora, senti, vai a ragionare sull'ultima settimana, l'ultimo mese, va bene, quello che vuoi, ma qualcosa che hai sentito di un argomento che ti ha incuriosito e che hai voluto andare ad approfondire, qualcosa che hai cercato, un film che ci avrei voluto vedere o qualcosa che hai sentito parlare. Guarda, io ultimamente ci sono tante cose che voglio fare, che voglio sentire, che voglio approfondire, che voglio studiare. Studiare. Studiare, sì, perché per esempio anche l'intelligenza artificiale è una cosa che io vorrei studiare perché dobbiamo Pronta. essere È pronte. verissimo. E guarda, proprio oggi, stamattina, sotto la doccia, dicevo. Quando è che posso studiare? Quando è che posso fare un corso? Quando è che posso leggere? Quando è che posso... Questo argomento, perché dobbiamo essere pronte, Sì, perché a breve... che poi puoi anche non abbracciarlo, però comunque ci travolge. Ma Arriva anche che se ti non lo sembra lontano, ma di abbracci, colpo ti travolgerà. No, noi dobbiamo essere me lo pronte, dice a me che io sono perché... una, purtroppo in quello, la mia grande passione è una grande dicotomia, perché da una parte sono legata al vintage, no? Quindi un po' al mio passato, però ho una grande attrazione verso quello che è il Sai, futuro. questa cosa comunque mi ha salvato, essere Sì. a tratti, come stai dicendo tu, scusami, ti ho Certo. No, interrotta, no, ma no. era Era quello che mi ha quello. salvata durante il Covid. Ah, certo. Perché Perché? cosa hai fatto tu durante il Covid? Perché noi eravamo chiusi dentro, io avevo una collezione, una produzione enorme, io facevo eventi, facevamo pop-up, non avevo lo shop online, non avevo nulla. Quindi Ci hai messo avevo la una faccia? produzione e no, ma avevo due strade che potevo percorrere, o lasciar stare e dire va bene, come mi aveva detto anche il commercialista, mi disse Milena, puoi anche non pagare, tanto lo Stato te lo permette, ma io conoscevo chi c'era dall'altra parte, c'erano gli artigiani che dovevano essere pagati, piccole realtà, sono piccole realtà, e se io non li avessi pagati, e Certo, allora ho preso su. Prima di tutto avevo studiato comunicazione e marketing, no. avevo Ah, fatto diversi ok. corsi, mi Durante il ero, lockdown? no, No, prima prima? Ah, ok. avevo anticipato ed è quello La per tua quello che ti fortuna. dico, cosa posso fare? Come posso fare? Sono andata a prendere uno specchio in cantina, ti assicuro, guarda che c'erano tutti che mi dicevano, Milena, ma cosa stai facendo? Sei impazzita! E davanti allo specchio raccontavo con dei viaggi immaginari.
Lo facevi online? Lo facevo Cioè, tramite davanti allo Instagram? specchio con Instagram che non sapevo usare, però avevo fatto dei corsi e ho detto va bene, sfruttiamo come si fa, come funziona. Guarda che io sono legata, ho messo in pratica in quel momento e raccontavo tramite questi viaggi che facevamo a Portofino, raccontando le case colorate, dedicavo un vestito. Sì, perché però città è colorata, no? La tua terra. Che arriva tutto da lì. Ecco anche, il colore da dove arriva. Sì, certo, dalle casette colorate e la gente ha iniziato a seguirmi. E lì è stata l'esplosione di Instagram. Lo so bene. E abbiamo fatto la produzione durante il lockdown 3 volte. Ma nei momenti di tempesta o costruisci dei muri o mulini a vento. In questo caso è stata così, cioè anche per me è stata così. È vero, anche per te è stata così. Sì, per me è stata l'esplosione, e proprio perché non abbiamo avuto quella paura e non ci ha reso immobile, no? La paura non ci ha attanagliato e fatto fermare, ma anzi abbiamo io dovevo fare messo qualcosa. In moto qualcosa di diverso. Infatti è stata un bene, alla fine quando reagisci così è andata così. Quindi questo è una cosa importante, quando si chiude una porta si apre un portone. Assolutamente, ma i cambiamenti, guarda, uno subito nel dolore, è proprio lì che hai le svolte più importanti. Cioè io trovo che la vita ci sorprende sempre ed è bello anche farsi trascinare un po', no? Anche dalla direzione che magari non è quella che hai preso tu. È sempre una visione positiva la mia. Sì. Ma ne abbiamo parlato. Allora, Milena, io guarda, alla fine, cosa dici? È andata male a dire proprio di no. Non credo proprio. Assolutamente no, ma tu sei fantastica. No, vabbè, mi è piaciuto questo racconto, credo vero, proprio vero, proprio in tutti gli effetti. Niente è stato No, programmato, preparato. doveva arrivare domani per me, No, quindi nella mia esatto. agenda era. Ero domani, io non dovevo neanche provare niente, quindi ho provato con scarpe che ho trovato. Ci siamo Ed è reinventate. andato bene così. Spero sia piaciuto anche a voi. Ricordo sempre che i commenti, il feedback, il sostegno, quindi seguire la pagina comunque sua, Margherita B, poi tanto dopo sotto nel copy metto tutto, è importante perché comunque sono realtà italiane che vanno sostenute, vanno conosciute, e questo spero che questo mio racconto serva anche a questo, capire quante persone e che ingranaggio possiamo comunque mantenere in vita senza fermarlo, proprio col sostegno e cercando di capire certe situazioni e comprendendo certi valori. Che dici? Assolutamente. Si chiude qua? Un Sì. bacio grande. Grazie. Grazie. Ok, ragazzi, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie.